pace. No, no, non potete. Oh, ma io non è che sto morendo. No. No, no, no. È morto? Buonasera a tutti, come state? Bene? Spero di sì, perché oggi io sono molto arrabbiato. Infatti, come potete leggere dal titolo della live, Strecato vuole rapire la mia Anna. Tra l'altro ho sbagliato, ho scritto Strecato che vuole rapire. Ma che, l'italiano non è una lingua più buona? Eh? Io, cioè, non ho capito. Strecato vuole rapire a me, tu vuoi rapire l'aia. Oh, ha bucato! Qualcuno ha bucato fuori! Non avevo visto che aveva bucato. Sto maialaccio. Raga, ma com'è possibile? Scusa, tu gli hai tolto tutto. Ma non ha bucato lui, forse? Può essere. Lui non poteva bucare, ragazzi. Cioè, lui era imprigionato, non poteva bucare. Noi addirittura anche... il pane gliel'aveva dato Alex. Io avevo anche preparato la cella super sicura, safe. Cioè, qua, aggiusta subito. E me ci metti a me? No, no, aggiusta immediatamente, per ora le metto mi questi. Mi preservi a me lì dentro. No, Anna, è troppo pericoloso. Bisogna trovarti un posto meglio a te. Scusa, la cella super sicura. Se è super sicura, nessuno entra, nessuno esce. Ti metto lì allora, è molto meglio. Sì, sì, è pericoloso. Ma però, ma sei sicuro? Ma è bella. Posso avere un arredamento? Ciao amici, buonasera a tutti. No, Anna, salve. Serve per emergenza. Lo so, lo so. Devi vivere così. Lo so. Ma non mi piace vivere così. Chico, perché... Dove devi vivere, Anna? No, no, sto guardando i blocchi, sto cercando tutti i posti. Fai veloce perché ti massacro. Sì, sì, in un centesimo di secondo. Allora, bisogna convocare una riunione di emergenza della SEGS Police. Eccomi qua, sono proprio riuniato adesso. Sì, ma io su quel tavolo non ci voglio scaccadetto. Riuniato, riunito. Con voi. Ascolta, ne dici un'altra di questo calibro, viene subito cacciato, No, questo calibro qua non lo dico più. Secondo me era un'altra dello stesso livello. Le ha detto un mezzo calibro. Non è vero, mezzo calibro è partito. Stai attento, perché non sarò paziente. No, sto attentissimo, Anna è sotto rischio di essere rapita dal Strecato, che a questo punto, ragazzi, visto che è impazzito, secondo me lui è anche il Cabolic, quello che ha griffato il mio castello. Ma non è pure pieno libro questo Cabolic, poteva fare altre opere. Sì. Comunque ci deve solo provare, ma anche no. Ma lui ci prova perché è un pervertito. Il Cabolic è pazzo scatenato, ragazzi, è fuori di testa. Potrebbe fare tutto. Quindi, dobbiamo rinchiuderlo immediatamente. Siccome egli vuole rapire Anna, noi dobbiamo tenerla sotto protezione massima e io devo eleggere una guardia tra di voi. Chat, chi secondo voi potrebbe essere la guardia perfetta perché per faccio Anna? Un sondaggio? No, no, me lo scrivono. Cicco Alex, Feri no? Feri no. Capito che fa schifo. Qualcuno ha scritto anche Feri però, dai. Oh, ma siete dolcissimi. Però vedo qualche Feri. Non sarebbe efficiente forse, quindi forse grazie, meglio. Però vuoi lasciarci Feri? No. Ma dai. No, no. Amico, devi scegliere tu, però attenzione. Ti avviso, io ho qualche problema agli occhi. Mancano qualche diotria, sinceramente, attenzione. Quindi la perdi di vista. Io invece sto benissimo di brutto, quindi ma posso stare proteggere attaccato. Da no, sola, no, Anna, sì. No, questo non è possibile. Feri, ti posso lasciare a te? Sì. Ok, c'hai la spada? Sì. Ma quella è ferro. Questa c'ho però. Ho detto che la proteggo da sola. La super ascia che mi hai regalato anche però. Quella devi usare, non la spada. Butta la spada, questa, deficiente. Questa, regalato 5 abbonamenti. Grazie, butta la spada, Feri, per favore, che sei tonta. Buttala. Va bene, ecco qua. Che vecchia buttata. Palle mosce, oh mamma mia. No, dai, no. Vero? Uffa. E non ho, sono la punta. Feri! Però me l'hai detto tu. Ma non ripetere, ma Feri. Ci mancava che non funzionava, Ma doppia, mamma mia. Non mi sta stupendo. Potevano esserci quantomeno 5 o 6 porte. Vabbè, si può migliorare sempre nella vita. Ma cos'è? Ma ci hanno vomitato qui dentro? No, ma che schifo. Io pensavo dovevo metterci Strecato, non Anna. Dobbiamo andare a pulire un po'. Ma il scheletro mi sembra un po' fragilino. Ma quando uno sta là sotto non può far niente. Però per... è stato il problema è che io devo essere protetta da chi sta sopra. Fa schifo, esatto. Alex. Cioè, andrebbe punito. Cioè, io l'ho pensata come una gabbia. Allora, per un prigioniero è intelligente. Ma per un prigioniero, non per una protetta. Visto che è fatto da Alex, non penso che sia così intelligente. Feri, ma tu entro un secolo arrivi? Io sono qui, sono qui. Ma vado a prenderla io. No, io non ho le litra. Ci metto un po' ad arrivare, non ho le litra. Ok, è qui veramente. Sono qui, sono qui. Eccomi qua. Ciao. E comunque arrivate in ritardo. Ma io non ho le litra. Poi ho le gambe vecchie che camminano così. Vedi, tutto. Ecco, così. Proprio, ho una brutta cosa da dire. La scriverò in privato a Cico. Sono brava. Sì, va bene, ok, basta. Dai, allora Anna, a me spiace, però dai, accontenta. E vuoi pulirla a questo punto? No, perché devi rimanere sporca. Ma per Strecato. Ma pure le faccette. Non toccare, scusa, nulla. Chi? Tu.
Non tocco niente. Vabbè. Feri, scendi. Non fa manco beccare il buco. Feri, porca miseria. Ci sono. Che fatica solo per scendere. Qua si può tirare la cacca, Alex. Vedi che c'è l'angolino. Poi tu apri qua. Per favore. E concimi le persone là sotto. Anche questa te la pensavo per stregato, non per Anna. Ok, allora usciamo, ovviamente. Secondo me è sicura, è abbastanza sicura. Feri, mi raccomando, devi proteggere Anna a costo della vita, eh? Con la vita, okay, certo. Fate un allarme in caso, è un bel allarme. Va bene. Allora, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, tu Feri devi urlare marmotte. Okay. Devi scendere. Benissimo, ecco. Però come? Saltando di piano in piano, quindi dai. Ok, devo arrivare alla fine, l'ultimo buco, quello più in basso. No, ti dico io quanto devi scendere, tu inizia. Ok, ci provo. Bravo. Uno. Ancora. Non morire. Ancora uno. Ok, ok. Bravo. Mamma mia, okay. Ancora. Un altro. Ok, una grande mossa. Va bene. Grande mossa. Puoi rimanere lì, ok? Ok, ma ok, resto qua escluso. Ovviamente non devi avere cibo, eh. No, ok, lo butto giù. No, ho visto che mangiava, vado a prenderlo io, vado a prenderlo. Lo butto giù, lo lasciamo là, non lo vedi più nessuno. Ok. Ogni giorno passerò io a portarti da mangiare. Marmotte! Cosa c'è? Marmotte? Davvero? Cosa è successo? Marmotte! Spina! Cosa è successo? Fammi vedere cosa c'è, cosa hai visto? Fammi parlare! C'è strega, ha scritto hi 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 hi. Ah, questo e basta? Ma che paura, mi avete fatto cagare addosso. Sì, però mi ha fatto paura anche a me. Ma Marmotte, sono in un buco, ma cosa è successo qua? Magari è ancora invisibile, eh? È il buchetto che c'è qua. Ok. Ok, vabbè, però non c'è lui. Stavo lì impegnato con paga, tutto impazzito. Sì, ma che ne so io, però lui ha scritto hi hi hi. Perché mi sono spaventata? Perché ha fatto hi hi hi? Ma perché è sgrava, è pazzo quello. Non è che è invisibile, fammi controllare l'area. No, questo no, è Feri. Qui non si è aperto niente. No, qui non si è aperto nulla, okay. Di nulla controllato. E non apre niente e non è lì. Ok, stai attenta, Feri, mi raccomando. Sì. Ok, allora io esco, vado da Cico. Allora, dovrebbe essere. Io non vedo niente qui, amico. Neanche io. Ma è in questa foresta. No, fermo, magari c'è qualcosa qua. Ah, dove stanno le palle? No, palesemente lì, guarda. È palesemente qui. Sì, è vero. Sì, sì. Sì. Attento, non c'è andare. Sì, venite. Ma venite. Ma faccio invisibile, però. Ah, infatti, splash sì. Una, venite vicino. Aspetta. Guarda che inutile invece. Dai, muoviti. No, ci ha fatto sapere di brutto. Confermateci che è lì, così. Oh, vedo un nome infoldissimo, lo vedi lì? Denudiamoci, amici. Possiamo entrare tutti spiosi. C'è qualcuno dentro, non so chi sia però. Sarà lui, eh. È vero, aspetta. Aspetta, uso il mio binacolo. Trecatto. È lui, Stregasto. Trecatto, è lui. Ok. Mi raccomando, state attenti, è pazzo imprevedibile. Vado a discendere. Possiamo discendere? Stare tranquille per ora, Anna, allora. È tutto roseo, ma proprio tanto roseo. Wow. Ma anche ricco, tutto sommato. Wow. Come rosa! Aia, non voglio guardarlo. Ma in effetti brucia un po' gli occhi, troppo rosa. Silenzio. Fiorellinoso. Benvenuto, se è la tua prima volta qua, prosegui dritto. A fianco c'è scritto, che magliettina sudata che indossi. Che schifo! Ma dai, che schifo! Con le pezze, alle ascelle. Che schifo. No, sei che nel schifo. Posto giusto. Sniff, sniff, faccina con le labbrucce un po'. Mamma, per no, favore, ricominciamo. Questo ti odora tutte le... Sì, sì. Regno di Ascellonia, vietato entrare. No, là non entriamo di brutto perché c'è lui anche. Schifo. Che buon odore. Oddio. No. Yum, no. Odoro. Yum, no. Schifo. Percorso di iniziazione, sarai degno? Oddio, c'è un percorso. No. Non puoi entrare col tuo odore. Facciamolo fare cibo. No. Diventare un ascelloso? Aspettatemi qui, fermi. Voglio spizzare dov'è lui. Perché secondo me lui a Anna la vuole rapire. Quindi è strano che stia qui. Magari c'è un piano, magari sta facendo. Potremmo aspettare adesso. Che lui vada. Al momento che va, io lo seguo. Lo accoppate. E lo accoppiamo, capito? Sì. Ma adesso andrà secondo te? Non lo so, ha fatto la ridatina. Quindi secondo me preparava ad andare, no? Ma non è che pochino, esatto, dai. Magari stava facendo qualcosa di molto buono. Magari si sta preparando perché non si sta spostando. Controlliamoci la durata però, 5 minuti. Io 4 minuti. Che lui è lì dietro, se io apro mi sente. Dai. No, togliti, guarda, sta uscendo secondo me. No, si sta muovendo di brutto. Mi insinuo, voi no. Voi no. No, allora Cico, sei espulso con ordine immediato. Dai, subito, non entrerai mai più a far parte. Allora, rovinate tutta l'operazione, siete proprio degli scemi. Dacci una pozione attraverso la porta. L'interno di questo posto sembra una gocciolante ascella sudata, pelosa. Che schifo!
Perché è rosa. Ma che è sta roba? Certo, rossa. Magari è una ascella di una persona con i capelli rossi. Potrebbe essere. Qui, ragazzi, faremo la storia. No, no. Tutti gli anti-ascella verranno sterminati. No, mio Dio, un po' eccessivo. Gli anti-ascella chi sono? Siamo noi. Penso di sì. E ma insieme libereremo il popolo dalle catene. Preparatevi, perché ci sarà da sporcarsi le mani e non solo. Glu 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 glu. Cos'è? Forse è lui che beve il tè. È lui che beve il tè. Non è tè, è sudore. Anna. Prego, è sudore. No, non è tè. Facciamo finta che sia tè, per favore. È di brutto sudore. È proprio sudore, quello schifo. Mi immagino come li ha chiamati questi amici immaginari, eh? Gli stessi nomi di Alex, visto che. Non è vero, me ha rubati, dici. Sì, ti copia. Sono andati da lui? Perché lui dice sempre che sei tu a copiarlo, ma in realtà è lui. Comunque io non attraverserei quella cosa d'acqua, perché secondo me non è acqua. È sudore, certo, è l'ascella sudata quella, vedi? Magari sono il re delle ascelle. Cioè questa qui è una gigantesca conca ascellare, avete capito? Che schifo. Dai piedi alle ascelle, ma che schifo. Quando Strecato è impazzito, la causa di questa follia personalmente la debito all'improvviso tradimento di Paga, il suo mogliero, che lo ha molto fatto soffrire interiormente. Sono venuto tipo psicologo. E a cosa adduci invece il fatto che abbia scelto proprio le ascelle? Lo adduco a una serie di ingiurie che io gli ho rivolto leggendogli più e più volte il libro che Ascelline, lui non ha scritto. Quindi stai praticamente dicendo che lo hai un po' plagiato verso la direzione ascellare. Sì. Ma che schifo. È disgustoso. L'ho convinto di essere molto un pervertito, disgustoso. Probabilmente. La cosa non mi dispiace del tutto, però, devo dire. Ma come non ti dispiace? Vabbè. Dai. Allora io torno indietro, mi insinuo qua e io direi di aspettare che vada a rapire qui, Anna. Se no. Lo attiriamo? Non so. Oh, ma perché mi avete lasciato tutta da sola? Brava, ecco. brava. Ma perché mi avete e lasciata da brava. Sola. Ok, invia, vediamo scarcela, se. Scarcela, mi dai, fratello. Stai zitto, dai. Stai zitto. Scarcela. Stai zitto. Dai, oh. Non uscirai mai più. Ma non sta andando comunque. Andrà. Allora io posso fare magari posso è un'uscita segreta. Ho detto amore, ci penso io. Ah, che dolore. Ai. Allora io posso dare una pozione di invisibilità a Feri e Chico? No. Ok, fuori. Come Angel. Mi sa che sei proprio arrabbiato. Non so, dai, togli me. Cico, Toby, vai fuori dalle balle. Esci, slogan, che sei la base sua, esci. Qui su quel. Ok, allora. Io sono invisibile. Appena lui arriva. Ma Feri c'è però. Ma Feri lui non ha paura, sa che è stupida. Guarda, io non ti posso comunicare che io sono qua. Silenzio, Feri. Uffa. Ma se vede Feri capisce che non è vero che ero da sola. Ok, Feri slogga. Appena si butta io lo catturo. Credo no, non credo. Perché non ho visto le particelle. Sono pronto, sono pronto, sono pronto. Che son pronto. Ansia. Eccolo, l'ho preso! Preso! L'ho preso, Annulus, l'ho preso! Metto l'armatura al volo, opla! Io posso rientrare? Sì, sì, qualcuno sì, deve sì, venire sì. Da te per una mamma mia! Sì, prendi tutte le cose di Stre! E hai leccato le palle, vero? No, come sei stronzio, sì? Mamma mia, sei stato preso! No, ritami la roba! Gnam! Strecato preso! Mamma mia. Feri, prendi anche queste che sono sempre di Strecatto. Questo no, allora, me ne vado. A me pareva che tu volevi rapire Anna. Invece, guarda caso, sei stato tu a essere rapito. Come ci si sente? Era lei che voleva venire da me. Ma direi proprio di no, eh. No, tu la volevi rapire. Vergognati. La voleva accompagnare. Sì, sì, e invece. Dove? Non sa dove vivo. E invece, nella Scellopoli, dove tra l'altro abbiamo anche visto, e fa veramente schifo. Hai costruito una scella pelosa, sudata. Schifo, Stre. Ma cosa hai fatto il reclutamento? No, non ci sono andato nel reclutamento. Non voglio entrare. Ma chi entrare? È che vuole entrarci mai? Ma scusa. Guarda che qualcuno è entrato. Non ci credo. Dai, ma è invisibili, quattro bici. Non ci credo. Anzi, adesso sai cosa ti aspetta? Un bel police jail, Strecatto. No. Sì, liberami. Questo liberami. Non è Strecatto. Questo è Feri. L'Ender Pearl, raccogliamo le Ender Pearl, vi prego. È vero, le Ender Pearl. Mi dispiace, ma non ti si possono lasciare neanche quelle. Ecco qui, le ho prese. E anche il secchio potrebbe essere più utile. Ma è divertente stare qui. Cioè, ma state scherzando? Cosa dovevi fare, perché? Niente, una visita. Una visita medica? Sì, certo. Eh? Sì. Vergogna. Per le tue maniache. Ma voi viene a portarla via. Ma stai zitto. Ma che Anna, hai sentito? Sì. No, questo qui è da isolare in isolamento per sempre. Dobbiamo scegliere dove metterlo però, perché qui non lo so, non mi sembra sicuro. Ma infatti è troppo vicino a noi, proprio lontano, tipo nel Nether. Troppo, sì. Okay. Ma se è vicino lo possiamo tenere d'occhio di continuo. Chat, che cosa dite? Dove dovremmo rinchiudere il maiale?
perché lui cerca di scappare. E dove poso tutta la sua roba? Vediamo quello che dicono la chat. Boh, trova un barile. Dicono tutta qui, la via. Qui. La metti in casa mia. No. Qualcuno dice di bannarlo. Vabbè, Feri, fai così. Mettila alla caserma di polizia in un barile, dai. Tu meriti che ti si schianti un asteroide sul sedere mentre caghi. Proprio boom. È di quelli che vanno al coltello che arrivano da allora, solo. Tu, ecco. Di la parola, frase. Voglio delle scelle di Alex. Che schifo. No, dillo per bene. Alex ma vuole che gli odori la scelta. Ma che schifo. Alex, per favore. Ma immaginatene basta. Lo ma che deve schifo. Dire, cioè. Guarda ma questo, guarda questo, schifo. Guarda questo. Oh, ma che ma com'è possibile? Oh, fa il giocoliere su una candela. brucia pure, ti brucia poi. No, non brucia. Senti, Cicco, tagliamo la corda. Sì, via questa roba. Scusa. No, abbiamo cambiato idea a tutti, guarda. No. Mamma. Che pericolo. Ho dovuto attaccare. Cicco è nella lava ormai. No, anch'io sono nella lava, Cicco, ma che mi dici? Fratello, non ti dico niente più ormai. Vabbè, capatrave. Dai, vieni fuori, tanto ce la fai. Andiamo a Leonia, no? No, no, non potete. Oh, ma io non è che sto morendo. No. No, no, no. È morto? Sì. Ma ci credo. Sì. Dai, Lion, cambiamo gioco. Sì. Così non ci pensi più. No. Ecco, visto? Perché poi arriva il pianto. Visto? Passa la rabbia e arriva stai il pianto. Stai zitta! Vecchia! Devo aiutarti! Hai sentito che ha detto un'esclamazione così? C'avevo un sbobello, c'avevo. No! Streccato fuori dalle balle, tutta colpa tua. Cazzo di tu me la pagherai, me la pagherai la corona, il cappello. Mia, il cappello! Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi. Buonanotte, e Lion out.